Nel giorno in cui nel mondo viene ricordato l'eccidio di 6 milioni di ebrei ad opera delle truppe nazifasciste, la prefettura di Catanzaro ha ospitato la manifestazione conclusiva del concorso nazionale Premio Giovanni Grillo. Il concorso, istituito da Michelina Grillo, quale premio alla memoria del padre Giovanni, militare italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi, è realizzato in collaborazione con il MIUR e con il patrocinio dell'Aeronautica Militare. Gli studenti delle scuole di primo e secondo grado d'Italia che hanno aderito all'iniziativa, prendendo come riferimento e approfondendo gli aspetti ritenuti più significativi ed importanti della storia di Giovanni Grillo, nonché dell'internamento e delle persecuzioni nazifasciste, hanno realizzato numerosi elaborati e nelle diverse forme, cogliendo appieno l'intento dell'iniziativa: riaffermare e difendere i valori universali della libertà e della pace che sono alla base dello sviluppo democratico della nostra Repubblica. Va da sé che il concorso presuppone, pretende, esige una riflessione interiore profonda. Sì, la motivazione che mi ha spinto a ideare e a istituire e a finanziare questo concorso deriva dal fatto di poter ricordare mio padre nel presente e anche per favorire presso le nuove generazioni la conoscenza più approfondita di quelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale. E i ragazzi già nella prima edizione hanno risposto molto emotivamente a questi temi, a riprova che il concetto di libertà, che è un concetto molto usato, comunque viene vissuto dai ragazzi in maniera profonda. E deve essere salvaguardato ogni giorno. E certo, perché l'agguato è dietro l'angolo e quindi ogni generazione deve pagare un prezzo per mantenere la libertà e la democrazia, perché la libertà e la democrazia che abbiamo ereditato non sono cose, ma sono valori spirituali per i quali dobbiamo sempre tenerci pronti per poterli approfondire e conoscere. È la storia di tanti, è la storia anche del signor Francesco Saladino, alla cui memoria va oggi il mio più deferente rispetto. E che ci consentono di vivere come oggi viviamo, in libertà e democrazia, persone che hanno contribuito al benessere e alla crescita dell'Italia. Il concorso fa riferimento a una persona che nel lager è morta, è un militare internato, per questo anche la presenza dell'ufficiale. Il concorso che era iniziato a livello regionale 2 anni fa, perché Grillo è originario di qua, e poi ha avuto un rilievo a livello nazionale, tant'è che quest'anno il concorso è stato bandito dal MIUR, quindi direttamente da Roma, e hanno partecipato scuole non più solo della Calabria ma di tutta Italia, e hanno vinto una scuola della provincia di Palermo e una scuola della provincia di Brescia. Questo ha dato un respiro anche a tutta la nostra attività, che è un'attività che era iniziata qui a Catanzaro 2 anni fa in un modo quasi artigianale. Abbiamo voluto dare spazio a questo concorso proprio perché è un concorso che porta i ragazzi a riflettere su un fenomeno che è stato un fatto del passato, ma che purtroppo continua, perché fa il razzismo, da cui poi nasce la Shoah, è un fenomeno umano che tutt'oggi è vivo anche nei nostri territori, alimentato oggi anche dalle paure che porta l'immigrazione. Ecco. In realtà lo stesso Presidente della Repubblica stamane ha ricordato questo, soprattutto il modo subdolo, no? Con il quale è iniziato il percorso che ha portato poi alla soluzione finale. È iniziato tutto con la soppressione dei diritti civili, no? E poi la soluzione finale. Quindi questo significa, attenzione, la libertà è un bene
che bisogna salvaguardare ogni istante della nostra esistenza. Sì, perché purtroppo si inizia con dei piccoli passi e poi però la strada non sappiamo dove porta. Lì in quel periodo storico ha portato purtroppo alla una delle cose più orrende che sono successe nella storia dell'umanità. I campi di sterminio. Esatto. Concludo, eccellenza, il concorso è nazionale, ma lei ha voluto fortemente che si tenesse qui la manifestazione conclusiva. Sì, la manifestazione, perché è nato qua, certo. Ed era bello che almeno questa prima occasione fosse ripetuta proprio nella prefettura di Catanzaro. E così, diciamo, io mi trovo qua, mi trovo qua perché poi mia mamma ha avere una vita normale, altrimenti... Lei ha ritenuto opportuno offrire ai ragazzi una testimonianza diretta? Sì, sì, una testimonianza familiare. Diciamo comunque. Così, dall'altra parte, perché si parla dei superstiti, di chi ha vissuto sulla propria pelle terribili fatti dell'Olocausto. Quello che è capitato nella mia famiglia è stata un'indagine che è stata fatta, ma io l'ho raccontata per vedere a che punto si arrivava, certo. Cioè indagare fino al 1200 per andare, è pazzesco. Perché sua madre... Mia mamma era tedesca, sì. E quindi hanno voluto fare questa verifica e non era, e quindi non ha avuto problemi a continuare a vivere nella città dove risiedeva. Questo è solo un esempio di quanto possa essere accaduto in quelle giornate buie. Certo, no, è un esempio delle atrocità a che livello arrivavano, cioè il voler raggiungere un obiettivo a tutti i costi, che cosa portava? A fare delle indagini veramente, delle indagini scrupolose, ma che non avevano alcun senso. Siamo ora a due date, 1941. Mi permetta di riportarle alcune cose che lei ha detto, ma... Le possiamo racchiudere dicendo memoria qualificata. Lei ha la capacità, ogni volta ci sono delle manifestazioni piuttosto importanti, di trasmettere all'uditorio concetti fondamentali, ma in modo tale che possano essere recepiti nel giusto modo. Io la ringrazio moltissimo, il mio tentativo è sempre quello di raggiungere i ragazzi. E questa giornata, che potrebbe risultare una commemorazione un po' rituale, un po' anche priva di ogni emozione, deve essere ricondotta alle ragioni reali. E le ragioni reali sono quelle che non c'è civiltà che non sia a rischio che l'Olocausto, che la Shoah, che l'antisemitismo, che il razzismo si ripresentino. L'assunto è quello che uomini comuni hanno compiuto un orrendo sterminio e uomini comuni l'hanno subito. L'appello è quello veramente a non dimenticare mai che ciò è stato. Senta, professoressa, io stamattina ho seguito anche gli interventi del Presidente della Repubblica Mattarella e del Consiglio Gentiloni. In effetti, in un modo e nell'altro, però hanno anche contestualizzato quello che è accaduto, quella pagina buia, perché quanto sta vivendo oggi il mondo, bene o male, ci fa vedere che ci sono dei rigurgiti per quanto riguarda l'antisemitismo, i messaggi denaturati, vogliamo dire, delle religioni, quindi terrorismo, immigrazione, ci sono dei campanellini che forse in una giornata come quella di oggi, che si vive in tutto il mondo, dovrebbe riportarci a considerarli, perché è subdolo il modo in cui si può arrivare poi ad atti estremi. Sì, sì, il rischio è proprio quello. Il rischio è quello che il mondo impazzisca di nuovo. E già segnali veramente straordinari, direi io. Più che campanelli, sono veramente grandi urla di disperazione. Salgono da più parti le morti nel Mediterraneo, il razzismo strisciante.
Il terrorismo che continua a colpire vittime innocenti, io trovo che tutto questo possa costituire un allarme universale. Speriamo che il mondo cambi orientamento, speriamo che i giovani si riappropriino della loro strada e che riescano a modificare le cose in un senso diverso. Senta, do un ultimo dato, sempre appreso in queste giornate. Negli ultimi 2 anni numerosi sono i cittadini di origine ebraica, però ovviamente i cittadini olandesi, francesi, tedeschi che stanno rientrando, in Israele per paura, diversa cosa di quelle che vivono in Italia, perché vanno lì per una questione di lavoro. Attenzione. Vero. Sì, sì, è vero, è assolutamente vero. Il ritorno in Israele è proprio il senso dell'inverso di quello che è avvenuto con la diaspora. È il tentativo di ritrovare in un luogo una pace che d'altronde però a Israele non è assicurata. A monte, secondo me, di tutti i conflitti che dal 45 in poi si sono determinati, quello israelo-palestinese è uno dei focolai più rischiosi. Quindi quest'esodo, questo ritorno a Gerusalemme potrebbe anche essere poi, come dire, un ritorno ad una fornace sempre, sempre accesa. Però professoressa, mi concludo davvero, questo dovrebbe farci comprendere che se fino a 2 anni fa gli stessi ebrei potevano pensare di vivere, se si potevano sentire al sicuro in Europa, no? Nella culla della civiltà, oggi è venuto meno questa sicurezza, e allora questo dovrebbe farci pensare, non è che magari abbiamo chiuso per troppo tempo gli occhi e non abbiamo risolto delle questioni internazionali che pensavamo fossero così distanti da noi da non essere toccati, forse questo è il giorno della memoria anche che deve ricordare. Assolutamente sì, avendo anche come una cura particolare per ricordare, costruire la storia veramente dell'antisemitismo, che è una storia antichissima che accompagna l'uomo veramente dall'antichità ad oggi. Io credo che noi tutti quanti siamo chiamati a riflettere intorno al diritto alla diversità, alla religione che sia alternativa a quella dominante, ad un riconoscimento, che è un riconoscimento anche culturale, che è quello che gli ebrei hanno sempre testimoniato, perché pur non essendo una nazione sono sempre stati una comunità. Il signor Luigi Saladino ha raccolto le testimonianze del padre e alcuni importanti ricordi di guerra del signor Francesco, che purtroppo è morto a giugno. Il signor Francesco gli ha parlato diverse volte di azioni di valore compiute, dell'orgoglio di soldato per non aver consegnato le armi ai tedeschi. Ha ricordato di come durante la prigionia, avvenuta dal 43 al 44, il tempo non passasse mai in un campo recintato di filo spinato e adibito a prigione, sempre con la paura che i tedeschi, già autori di strage a Corfù e Cefalonia, avrebbero potuto fucilarlo e non tornare più in Italia. Egli era recluso in Grecia e fu aiutato dopo la sua fuga dal campo da una famiglia di greci che lo aiutarono e lo nascosero. Quindi gratitudine per la famiglia greca che ha aiutato il papà del signor Saladino, il signor Francesco. C'è una scuola di Brescia e il prefetto di Brescia ha inteso mandare un suo messaggio che vi leggo. Cara Luisa, diretto a me, desidero esprimerti la mia più viva soddisfazione per l'esito dell'iniziativa dedicata alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano catturato in Albania, deportato nel campo di concentramento Stammlager 12 F. Gli studenti cui rivolgo i miei complimenti per l'impegno profuso nella realizzazione del video Non esisto, sono un numero, hanno saputo riaffermare e difendere i valori universali della libertà e della pace, sono alla base dello sviluppo democratico della nostra Repubblica, attraverso l'analisi degli aspetti più significativi ed importanti dell'internamento e della persecuzione nazifascista perpetrata nel corso del secondo conflitto mondiale. Ritengo sia fondamentale per affrontare la sfida della costruzione valoriale della nostra società
l'impegno congiunto delle istituzioni a servizio della crescita delle nuove generazioni nel solco del fare memoria. Ti sarei grato se vorrai estendere anche al dirigente scolastico del predetto istituto le mie più vive congratulazioni. Un caro saluto, Valerio Valenti, prefetto di Brescia. A vincere il primo premio del concorso è stata la scuola secondaria di primo grado Cosmo Guastella di Misilmeri. Il secondo premio l'elaborato prodotto dall'Istituto d'Istruzione Superiore Einaudi di Brescia e la menzione speciale per l'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli. Loro sono i ragazzi. Gli insegnanti e il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado Cosmo Guastella di Misilmeri. Io vorrei chiedere, lo facciamo sempre durante queste manifestazioni che coinvolgono in primis i più piccoli, i giovani, gli studenti, gli alunni, cosa rappresenta per voi aver ricevuto questa targa, questo riconoscimento? Beh, secondo me questo riconoscimento ha un valore molto importante, perché noi innanzitutto abbiamo fatto questo elaborato soprattutto per tenere alta la memoria sia di tutto ciò che è successo ma soprattutto di Giovanni Grillo. Il tuo nome? Giovanni Costa. Ti faccio i miei complimenti e li faccio anche agli insegnanti alla tua scuola, perché in effetti certe domande non sono poi così semplici, ma tu mi hai, devo dirlo, mi hai stupito, perché effettivamente il concorso prevede un'introspezione, una riflessione profonda. Voi avete colto nel segno questa richiesta. Auguri, in bocca al lupo per il futuro.